Carlo Ancelotti ha bisogno di rifondare la difesa. Vuole un nuovo centrale e anche un laterale sinistro. Sulla fascia, l'obiettivo numero uno del Real è Alfonso Davies. E, a quanto pare, il Bayern Monaco non scarterebbe a priori l'idea di cedere Alfonso Davies. I Blancos stanno spingendo, ma per l'Inter l'affare in sé potrebbe trasformarsi in un problema, sia in caso di esito positivo che in quello di un nulla di fatto. Ancelotti, che qualche settimana fa secondo la stampa iberica avrebbe spinto anche per avere Alessandro Bastoni, potrebbe aver già stilato una lista di alternative nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse bloccare l'affare. In Spagna, mettendo in fila le possibili alternative a Davies, parlano di un laterale sinistro della Serie A. Cioè di due. LL primo nome sarebbe quello di Theo Hernandez del Milan, e il secondo quello di Federico Di Marco. Ma cosa succederebbe se Davies dovesse andare subito al Real? Anche in quel caso, per l'Inter potrebbe sorgere qualche insidia. I tedeschi potrebbero infatti provare l'assalto agli stessi nomi che vengono associati ai Blancos, cioè Theo Hernandez e Di Marco. In questo senso, il terzino sinistro nerazzurro sarebbe il piano B dei bavaresi, un obiettivo su cui poter spendere una quarantina di milioni. Un'offerta del genere non potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra. Per prendere in considerazione la cessione di Di Marco, all'Inter si aspettano una proposta ricca, da almeno 55 milioni di euro, per intenderci. Per il Bayern il prezzo potrebbe essere troppo alto. Al contrario, su ordine di Ancelotti, Florentino Perez potrebbe anche decidere di sborsare 55 milioni per un laterale. 55 milioni per Di Marco, Ancelotti ci riprova. Negli scorsi giorni si è parlato di un'offerta del Real Madrid all'Inter per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola e rilanciato da quella italiana, i Blancos si sarebbero fatti avanti con una proposta da 25-30 milioni. Non abbiamo però conferme rispetto alla voce di mercato. Apparentemente, però, suona alquanto strano che i Blancos possano essersi fatti avanti con un'offerta così bassa. Il valore attuale di Bastoni è almeno il doppio. E per l'Inter, al momento, il difensore mancino vale di certo più di 75 milioni di euro. Se non 80, valutando Bastoni 30 milioni, quanto gli spagnoli valuterebbero allora Di Marco? Mica c'è il rischio che arrivi a Viale della Liberazione un'offerta da 15 milioni? Per i dirigenti nerazzurri potrebbe risultare addirittura offensivo. L'impressione è quella che le cifre siano state inventate. Bastoni è un giocatore a cui l'Inter non rinuncerebbe mai. Per prenderlo gli interessati devono mettere sul piatto un'offerta fuori mercato. La gestione di Di Marco. Il contratto rinnovato fino al 2028 tiene il braccetto sinistro dei nerazzurri lontano dalla Liga e dalla Premier e da tutti i club al momento interessati al suo profilo. Anche Di Marco è considerato un pilastro della formazione allenata da Inzaghi. E anche se le cifre cambiano, anche per lui una cessione può essere presa in considerazione solo per offerte oltre la stima fatta dal club di appartenenza. Anche 55 milioni, qualora Ancelotti si impuntasse, non basterebbero. Il laterale sinistro dell'Inter avrà voglia di riscatto dopo il brutto europeo. Per molti è stato uno dei peggiori della nazionale italiana allenata da Spalletti. Alle spalle ha uno scalpitante Carlos Augusto, che sembra intenzionato ad avere più spazio e a imporsi sul compagno di reparto a suo di gol e assist. La stagione scorsa non c'è riuscito, anche perché è stato più volte inserito come vice Bastoni.
Quest'anno l'Inter vorrebbe aggiungere un nome in rosa proprio per permettere al brasiliano di concentrarsi solo sul suo ruolo di terzino e tornare a segnare e a fornire assist a ripetizione come faceva ai tempi del Monza. Blitz all'improvviso, 40 milioni dalla Premier e l'Inter dice sì. Dalla Premier League c'è un forte interesse per un giocatore nerazzurro. Possibile un blitz per strappare il sì dell'Inter e di Beppe Marotta. In casa Inter in questo calciomercato nessuno è incedibile e non possiamo escludere cessioni non previste in questi ultimi giorni della sessione estiva. Naturalmente una uscita non messa in programma costringerebbe Marotta ad intervenire per trovare il sostituto e quindi la speranza del presidente è quella di riuscire a confermare la rosa presente. Ma non sarà semplice visto che nei confronti di un giocatore iniziano ad esserci dei primi interessi. Secondo le ultime informazioni, alcuni club potrebbero muoversi per un nerazzurro e presentare delle prime offerte per valutare con attenzione la fattibilità di questa operazione. Si tratta di proposte che potrebbero avere come obiettivo di aprire il dialogo con il club campione d'Italia e poi si lavorerà per trovare la giusta intesa. Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre molto complicati per tutte le squadre. Da una parte ci sono club alla ricerca di giocatori importanti per alzare il livello della propria rosa. Dall'altra troviamo dirigenze che sperano di non dover fare conti con cessioni inaspettate perché poi trovare un sostituto in davvero poco tempo non è assolutamente una cosa semplice e si rischia di dover ripiegare su una soluzione di emergenza. Calciomercato Inter. Allarme, Carlos Augusto. In casa Inter in questa ultima parte di mercato potrebbe tenere banco il tema Carlos Augusto. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni club medi di Premier League si sarebbero mossi per capire la fattibilità dell'operazione. Le offerte dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Proposte che non dovrebbero far vacillare i nerazzurri. Il giocatore, infatti, è una pedina importante per Simone Inzaghi e potrebbe partire solo in caso di una operazione a cifre importanti. L'Inter, infatti, si priverebbe del proprio giocatore solamente davanti ad una proposta di 40 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto importante e non semplice da raggiungere. Vedremo se qualche squadra deciderà di avvicinarsi a questa valutazione, oppure alla fine l'ex Monza resterà alla corte di Simone Inzaghi. Carlos Augusto è un giocatore che lo scorso anno, nonostante la presenza di Di Marco davanti a lui, ha dato il suo contributo e si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Prestazioni che hanno richiamato l'attenzione di molti club inglesi che sarebbero pronti a fare un tentativo per strapparlo ai nerazzurri. Obiettivo non semplice considerando la valutazione dei nerazzurri.